Piero Castrataro, sindaco di Isernia, dunque una festa per l'intera città, allo stadio il tifo biancoceleste celebra la squadra promossa in Serie D. Sì, l'ennesimo risultato positivo per il calcio molisano dopo il Campobasso l'Isernia, siamo tutti contenti. Un ringraziamento al presidente, alla squadra, ai giocatori, al mister. Speriamo che sia il preludio di una buona stagione in Serie D. Noi ci saremo nel migliorare l'impiantistica sportiva. Dopo ecco, la manutenzione straordinaria che verrà fatta a giugno per il campo principale, ci sarà anche il nuovo manto sintetico per l'antistadio, un nuovo campo sintetico proprio più vicino, quindi tre campi, un nuovo palazzetto da circa 1000 posti a sedere, quindi completiamo anche dal punto di vista dell'impiantistica quest'area delle Piane che è importante per fare sport e non solo calcio. Sì, per quel che riguarda la tempistica, insomma... Ma per quanto riguarda l'antistadio verrà fatto durante l'estate, la manutenzione sul campo straordinaria sul campo principale durante l'estate, il nuovo campo sportivo sarà pronto alla fine del prossimo anno e così sarà anche per il palazzetto.